Ragazzi, allora, quel video, il quarto episodio degli Sprechi di Zoom Level, l'ho registrato il 16 luglio. Ecco, oggi è il 15 settembre perché alla fine non ho avuto tante idee su cosa portare il lunedì. Però il mercoledì e il venerdì ci saranno sempre video. Comunque, volevo dirvi una cosa. Magari questi episodi di Sprechi, visto che ne sono tanti, magari li alternerò. Comunque dei video discussione non saranno sempre fissi, perché tenere sempre una serie fissa ogni giorno della settimana non è tanto bello. Però comunque, ora, bando alle ciance, ora entriamo molto di più nel vivo, perché abbiamo parlato di avversari, della Raymond, di alcuni personaggi, di Polpi Body, ma oggi andiamo in un personaggio specifico che è comparso nell'anime e che, diciamo, è stato sprecato nella sua interezza e considerato molto sottovalutato dalla community. E si parla di Shadow Cimmerian. Sì, quell'attaccante che praticamente per un Dark Tornado che tutti quanti vedono, oh mio Dio, fa parte della seconda Raymond, la Raymond di riserva, oh mio Dio, dicono, oh mio Dio, quanto è figo. Quando alla fine fa solo un Dark Tornado, nei giochi giustamente strapompato, per esempio in Zoom Level 1 con Zona Micidiale, ma... insomma, da Shadow mi sarei aspettato molto di più. Ok, lo reputo anche io molto sottovalutato, lo sappiamo tutti. Ragazzi, Shadow forse è il personaggio che può essere amato molto di più dalla community, perché comunque si è mostrato forte, ha visto Dark Tornado e diceva no, lo devo ancora perfezionare così, eccetera. Vuol dire che sei molto autocritico. Questo mi fa piacere, assolutamente. Però diciamo che... insomma, la sua presenza scenica... può essere carina, per esempio seconda Raymond, però anche la Dark Empress, però insomma in Azuma Eleven 3 si meritava davvero un posto nella nazionale, si meritava davvero un posto come diciamo uno tra i convocati, tra i 22 convocati che praticamente si devono sfidare e devono essere 16. Insomma, io sinceramente vorrei molto di più da Shadow, se deve essere comunque scelto in un certo senso. Però non si è mostrato, cioè ha mostrato solo un Dark Tornado, nulla di più. Non escludo che sia un bel personaggio, che sia molto bello esteticamente. Anzi, cioè uno tra i migliori di Nazuma Eleven prima trilogia esteticamente. Però siamo sinceri, avrebbe mai trovato un posto nella nazionale come attaccante con Austin, che però sinceramente avrei tolto, perché Austin insomma è una presenza soltanto nuova. Axel, Tatsuya o Xavier, come lo volete chiamare, Sean, Kevin purtroppo. Anzi, secondo me forse avrei tolto Kevin per dare spazio a Shadow, forse, e avrei lasciato Jordan lì senza convocare Samford. Però va bene, ok, va bene. Però insomma, Shadow secondo me difficilmente avrebbe trovato spazio. Siamo chiari. Semplicemente perché è stato davvero rotto in Zoom Eleven 1 non vuol dire che sia un bel personaggio, eh. Ok, è uno spreco comunque, rimane sempre uno spreco. Parliamo sempre di un ragazzo che ha fatto la comparsa tipo Funetsu del trailer del gioco di Nazuma, che praticamente è molto più veloce di Temma, cioè Arion, ed è sbloccabile solo nel gioco. Cioè praticamente si vede per uno spezzone, poi via, poi con la Dark Emperors, che alla fine non è che ha fatto tanto, e poi alla fine lo ritrovi in Nazuma Eleven 3, che sarò selezionato tra i 22 che devono essere convocati. Un po' pochino. Forse la sua storia poteva essere migliorata, forse il suo background poteva essere migliorato, forse le sue tecniche potevano essere migliorate, perché solo Dark Tornado, ok, ma si sa fare comunque zona micidiale nel gioco, va bene, però oltre quello, assolutamente niente. È solo estetico bello, è solo esteticamente bello. Cos'altro ha? Ed ecco il momento della polemica. Ora vi do diciamo l'opportunità di insultarmi nei commenti per quello che sto dicendo, visto che Shadow è molto amato dalla community. Sì, certo che la community si dà proprio da fare nel cercare personaggi che alla fine reputa forti così, eccetera. Poi alla fine quando vedi uno che magari
può essere forte, ma ha fatto tipo, non so, uno sbaglio, dice, oh, sei una me, cioè, ma che cavolo, eh? Vabbè, però non facciamo flemma alla community, perché giustamente siete bravi, siete belli. Però insomma, io vorrei un po' più di spirito critico. Ecco, io sento da tutte le parti, ma Shadow è bravo, Shadow è forte, Shadow è bello esteticamente, un po' come Joseph King, che alla fine è solo bello esteticamente, cioè dite soltanto che è bello esteticamente, quindi si merita la nazionale. Allora, diamine, Endo che è praticamente brutto, che dobbiamo fare, che dobbiamo metterlo via soltanto perché King esteticamente è più bello, quindi si merita il posto da titolare. Ma che cavolo di ragionamento è, ragazzi? Che cavolo di ragionamento è? Allora, scusate, Thor deve essere tolto perché è più muscoloso per avere 15-14 anni, sembra un adulto, quindi non è bello, non è nulla. Cioè, che ragionamento è? Va bene. Flame a parte. Shadow rimane comunque un personaggio misterioso per quello che può mostrare. Però il problema è che se vi affidate ad un gioco in Azuma Eleven 1, che praticamente non ne parliamo, è forse uno dei peggiori giochi di Nazuma, almeno dal punto di vista statistico, delle tecniche, eccetera, eccetera. Poi, se vi basate sul fatto che una comparsa, Dark Tornado, devo perfezionarlo, poi Dark Emperors, poi comparsa in Azuma Eleven 3 con la selezione, insomma, ragazzi, dovete comunque... Allora, capisco che vi può piacere, per esempio, a me piace Lucian, ma non è comparso, a me piace Takemi, ma non è comparso, è comparso solo per due volte, va bene, ok, però siate autocritici con quello che, cioè, siate critici con quello che vedete. Io stesso potrei tranquillamente adorare Shadow Cimmerian, però il problema è che se è un personaggio che praticamente non dimostra nulla, io devo essere conscio del fatto che non può mostrare nulla oltre al gioco, e devo essere critico con quello che vedo. Per esempio, Paul Peabody, qua lo trattiamo come un meme, però io ci ho fatto l'episodio di Spreak perché è appunto un personaggio sprecato, che non doveva essere limitato a quello, cioè soltanto ai giochi. E quindi io, essendo critico con quello che dico, posso pure adorare di più il personaggio, perché comunque trovo un alone migliore. Praticamente sono molto più conscio di quello che dico e quello che faccio. Ecco, se vi comportate così con Shadow dicendo ma l'attaccante è forte, ma poi alla fine si vede solo per tre volte e tutte quante da un minuto, insomma, io vi consiglio sempre di mostrare criticità nel vostro argomento, ok? Perché io comunque tratto Paul Peabody criticamente, ma per me è un dio. L'abbiamo trattato come un meme praticamente qua dentro, però quello è il bello. Nel senso che io sono conscio di quello che può dare e quello che ha mostrato. Però mi piace a tal punto che lo reputo, diciamo, il meme di questo canale. Ecco. Questa cosa si può applicare anche con gli altri personaggi che non hanno avuto tanto screen time, però comunque tipo sono naturale, cioè, diciamo, tu li adori. Per esempio, mettiamo, non lo so, faccio l'esempio di Etern. Lui adora tanto Seidodan, che nel Team Zero e nella Winter Shining non è che fa tanto. Però, insomma, bisogna essere autocritici con quello che si mostra. Lui stesso ha detto, guarda, io lo adoro perché mi ispira da un certo lato riguardo le storie e, diciamo, anche bello esteticamente. E questo è un apprezzamento che faccio su quello che pensa Eden, perché alla fine tutti possiamo adorare i personaggi, ok? Però quello che dico sempre è, bisogna essere, grazie ambulanza, bisogna essere critici su quello che si vede. Poter adorare Shadow mi fa molto piacere, però sappiate che se volete, diciamo, andare contro le mie tesi, bisogna comunque essere muniti argomentisticamente parlando. Che termine ho usato? Non lo so. Comunque, avete capito, penso, il concetto di quello che voglio dire. Shadow Cimmerian rimane un bel personaggio. Non ho detto che è un brutto personaggio. Però con il poco tempo a disposizione è stato veramente sprecato.
le sue tecniche sono sprecate perché non si possono limitare a un Dark Tornado, che è praticamente un tornado di fuoco soltanto Dark. Però nient'altro da dire. Nient'altro da dire. Se capite, capite. Se non volete capire, andatevene, perché non voglio avere, diciamo, problemi di insulti, problemi. Argomentate, ok? Se non siete d'accordo, argomentate e ne parliamo, discutiamo. Ecco. Con questo episodio di Spreco ho finito. Io ringrazio chi ha visto questo video. Se vi è interessato, mi fa molto piacere. Se non mi è interessato, va bene. Niente, che devo dire? In descrizione trovate tutti i link ai nostri social, soprattutto il canale Viola, perché visto che l'abbiamo creato, insomma, magari ci potrei fare un pensierino. Magari ci farò pure un pensierino, non lo so, dovrei iniziare a portare qualcosa là sopra, però non so cosa portare al momento. Però magari datemi dei consigli qua sotto. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Alla prossima, da Bjorn.